Io penso che la società abbia fatto una buona squadra, questa è la prima cosa perché comunque è una squadra molto competitiva, c'ha delle individualità che io ho piacere vedere giocare, e in linea di massima è un campionato che è complicato perché comunque la Lega Pro deve vincere una sola squadra e quindi è chiaro che non è semplice, soprattutto nel momento in cui si retrocede, il primo anno è sempre un po' drammatico, soprattutto nel ritrovare serenità, nel ritrovare soprattutto mentalità vincente, però penso che Pescara sia messa bene e troverà la strada giusta da qui alla fine. Che pensa di Gaetano Teri? Ah, è un ottimo allenatore, lo dice la carriera che ha fatto, insomma è un allenatore che bene o male sa quello che deve fare, è chiaro che ha delle difficoltà in questo momento, ma sono sicuro che lui, come dice nelle interviste, riuscirà a mettere a posto le cose. I risultati non sono male perché in linea di massima è vero che in questo momento qua 8 Con otto punti, punti si può ancora sono puntare al primo tanti, posto? però il discorso è arrivare anche 4-5 punti sotto e le ultime partite in Serie C possono succedere di Quindi come tutto. dicono tutti si dice da marzo, aprile. Sì, in linea di massima i campionati sempre. È chiaro che se la Reggiana continua su questo passo qui si può far poco, insomma. Quest'anno ci voglio mettere più attenzione nella scelta perché le scelte sono importanti. L'anno scorso ho sbagliato e voglio cercare Un una progetto? squadra, sì, una squadra che mi dia la possibilità di mettere in pratica quello che ho nella testa, perché altrimenti sempre andare ad improvvisare poi. Prescindere dalla categoria B o C. Sì, ma poi è importante che faccio vedere quello che ho dentro, capito? L'allenatore per me è importante che riesca a fare il suo gioco e mettere in pratica le proprie idee.